Sai che il dottore mi ha fatto fare un check-up? Una serie di esami, no? Lo so, cos'è un check-up? Ah, sì? Sì? Non lo sapevo che parlavi il francese. Lo spettacolo si intitola Funeral Home e la protagonista è la morte, perché noi comici abbiamo sempre scherzato, abbiamo voluto confrontarci e affrontare questo tema difficile, ma per i comici viene tutto facile. Sì, fa molta paura, ma forse è meglio parlarne, parlandone in fondo è un modo per esorcizzarla. È una commedia, cioè. È più facile recitare con Aldo e Giovanni o con la moglie? Vado? Con la moglie, vado. Ovvio. Con la moglie. È una bella prova, devo dire. Giovanna De Capitani, direttrice artistica del Teatro Manzoni di Merate. Sempre al 100% la capienza per i teatri, il pubblico innanzitutto come ha risposto? Il pubblico è stato eccezionale, dobbiamo veramente ringraziare tutta la comunità meratese perché ha dato un immediato riscontro sia in termini di abbonati sia in termini di sbigliettamento di ogni singolo spettacolo. Questa sera siamo sold out, quindi non abbiamo più posti e questo ci riempie di orgoglio e di gioia. La gente ha ancora voglia di ridere dopo questi 2 anni terribili? Sì, qui si è creata proprio una bella alchimia tra le necessità e le esigenze del pubblico e quella degli attori di ritornare in scena, perché sono anche le produzioni, i tecnici, tutto lo staff di una compagnia teatrale che ha proprio bisogno del pubblico per ricominciare. Anche a sperare qualcosa di più. È una bella stagione, avremo Enrico Bertolino, Geppi Cucciari, La Vedova Allegra, quindi un'operetta che ci divertirà, poi Iacchetti con Vittoria Belvedere e poi abbiamo Corrado Tedeschi, quindi grossi nomi del panorama teatrale nazionale. Aggiungiamo che abbiamo anche una piccola rassegna per bambini, sono dei family show, il primo sarà Rapunzel il 29 di gennaio, abbiamo scelto 3 mini musical il sabato pomeriggio per far trascorrere un pomeriggio in famiglia anche a tutti i meratesi. Arrivederci. Ciao, arrivederci, vi aspettiamo.